L'eventualità di rovesciare il vertice basso e quindi poter giocare con due mediani è una soluzione che vediamo, ce l'abbiamo, un po' la stiamo anche preparando, però io credo che in questo momento noi abbiamo bisogno di avere più certezze possibile, quindi di cambiare il meno possibile il nostro atteggiamento tattico, però ecco, quello che è importante domani. Avere una squadra compatta, corta, solida, ecco, perché comunque trovare una squadra che chiaramente ci farà fare la partita, che cercherà di ripartire, quindi questo l'equilibrio per noi domani sarà fondamentale. Devo dire oggi abbiamo fatto tutta la settimana, ci siamo allenati bene, oggi devo dire ho visto tutti che stanno bene. Ma in questo momento è probabile, ma principalmente per un fatto che, come dicevo prima, ho bisogno anche di trovare un po' di equilibrio, no? In questo momento, che avevamo, ma che secondo me è un pochettino forzato dai risultati, da come sono arrivati alcuni risultati, a come sono arrivati alcuni gol, abbiamo un pochino perso. Ripeto, indipendentemente da chi va in campo. È importante che domani la squadra sappia rimanere corta, sappia rimanere vicina nelle distanze, sappia darsi aiuto, sia quando offende che quando c'è da rientrare sotto palla. Partiamo dal presupposto che il leader, no, come c'era una volta, è sempre più difficile, no, trovarlo. Però io credo che questa squadra abbia dei piccoli leader, no? Perché ognuno io credo nella costruzione di una squadra, hai bisogno di tanti giocatori che abbiano valori straordinari. E noi ne abbiamo, vi assicuro, qua. Non per questo la squadra, anche in un momento così difficile, comunque ha sempre mostrato di non mollare. Cioè, faccio un esempio, la partita con il Bologna sarebbe potuta essere una partita da disunirsi, no? Da mollare. Io è chiaro che cerco, perché sono allenatore di questa squadra, e cerco di dare a loro convinzione, coraggio. In questi momenti la peggior cosa che puoi fare è aver paura. Io preferisco passare da una prestazione importante, perché credo che se il Pescara fa prestazioni come sta facendo, togliendo, perché se no uno dice ma è primo in classifica, no. Togliendo quegli errori che in questo momento ci hanno veramente messo in una situazione di difficoltà, io credo che quella sia la strada. Poi, ben venga tutto quello che può essere positivo o fortunato.